domenica 2 ottobre 2016 ci troviamo alla Pinacoteca San Domenico di Fano, questa splendida location che sicuramente avrete riconosciuto, per seguire Virtute e Canoscenza. Un evento organizzato dall'Accademia Vitruvio Fanum. Naturalmente avrete capito che si tratta di Dante. Verranno letti il canto quinto e il canto 26 dell'Inferno, alternati con colonne sonore ad hoc. Non aggiungiamo altro, diamo spazio all'evento. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Accademia Vitruvio Fano. È un appuntamento annuale che si rinnova ormai da una decina d'anni e abbiamo trattato argomenti di filosofia, chi era presente se lo ricorda probabilmente, con Alessandro Meluzzi, Vito Mancuso, Lucrezia Ercoli. Abbiamo ascoltato musica del maestro Bavai al pianoforte, abbiamo ascoltato storie di musica dalla professoressa Maria Chiara Mazzi. Oggi parliamo di letteratura con la poesia di Dante. Permettetemi prima di salutare e di ringraziare il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, ingegner Fabio Tombari, che ha messo a disposizione, grazie anche alla Fondazione sicuramente, ha messo a disposizione questa splendida sede che fra l'altro ha anche un riferimento preciso a Dante. Infatti nella parete di fondo c'è una lapide funeraria che ricorda Jacopo del Cassero, fanese famoso anche perché è un personaggio dantesco del quinto canto del Purgatorio. Credo che la Fondazione abbia anche in mente di fare qualche iniziativa su Jacopo del Cassero. Un saluto e un ringraziamento anche al direttore generale della Banca Suasa, che ha collaborato all'organizzazione, il dottor Giorgio Tonelli, e un ringraziamento all'amministrazione comunale di Fano, che ha dato il patrocinio alla manifestazione, patrocinio non solo formale, in quanto durante la conferenza stampa di qualche giorno fa sia il sindaco Massimo Seri sia il vice sindaco e assessore alla cultura Stefano Marchegiani hanno espresso il loro plauso, il loro apprezzamento, la loro attenzione per le nostre iniziative. Abbiamo presente questa sera il vice sindaco e assessore alla cultura e lo pregherei di venire al microfono. Buonasera, porto volentieri il saluto dell'amministrazione comunale e il sentito ringraziamento nei confronti dell'Accademia Vitruvio Fano per questa iniziativa molto opportuna, perché siamo nei 6 anni di celebrazioni dantesche, dei 750 anni dell'anniversario della nascita, che si completeranno il 2021 con i 700 anni dalla morte. Una doverosa presenza, come veniva ricordato, perché Fano è uno dei luoghi malatestiani celebrati, anche per la presenza proprio in questo magnifico tempio delle spoglie di Jacopo del Cassero, e un'opportunità su cui anche l'amministrazione stava pensando prima della sua naturale fine di mandato, per esserci insieme alle tantissime manifestazioni che in tutta Italia e in tutta Europa si stanno facendo per celebrare questa icona della cultura nazionale, questo sommo poeta che ogni volta che lo leggiamo o lo sentiamo leggere, come la lettura d'Antis organizzata questa sera su due tra i più suggestivi canti dell'Inferno, troviamo spunti importantissimi per la nostra vita quotidiana. Per citare una bella lettera che proprio Papa Francesco l'anno scorso ha fatto leggere in occasione dell'inizio delle celebrazioni, che io citerò male ovviamente, però mi sembrava importante cogliere un passaggio, e cioè utilizzare l'esperienza di Dante, la sua straordinaria capacità di pensare
a un futuro di riscatto per l'uomo, per la donna, per l'umanità intera, ci fa attraversare meglio le selve oscure, ecco, gli incidenti che abbiamo, anche quelli banali. Però ecco, molto brevemente, mi sembrava un'immagine suggestiva che attesta l'attualità del poeta, del poema, della lingua italiana che si sta studiando sempre di più nel mondo, e quindi questa è una straordinaria occasione per tutti noi. Grazie ancora e buon ascolto. Quindi questa sera una lettura di Dante del quinto e ventiseiesimo canto dell'Inferno. Figure note, quella di Paolo e Francesca, quella di Ulisse, che si rispondono bene a quello che è il tema della serata, la virtù e la conoscenza. Di queste figure ci parlerà fra poco il professor Francesco Sberlati, docente di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Bologna, e ci tratteggerà le figure di Ulisse, di Paolo e Francesca, e ce ne darà una interpretazione adeguata. Le voci recitanti saranno quelle di Lucia Ferrati e di Pietro Conversano, e la lettura dei canti verrà commentata con un intervento musicale e un intervento visivo, in modo da avere una specie di parafrasi della lettura stessa. Dante non è un poeta facile, per cui una indicazione più approfondita, musicale e visiva, è sicuramente opportuna. La parte musicale vedrà all'opera il musicista Ivan Gambini con le percussioni e il clarinetto, mentre la parte visiva fa riferimento all'iconografia dantesca nel corso dei secoli, dal 300 fino ai nostri giorni. Per terminare, non c'è nulla di più adatto, credo, di una suonata di Liszt, che si titola appunto Dopo una lettura di Dante. È una delle rarissime suonate che la musica classica ha dedicato a Dante e alla Divina Commedia, anzi mi dicevano poco fa che forse è l'unica, e fra le altre cose è un brano di pianoforte di grande difficoltà. Lo interpreterà il maestro Lorenzo Reo, un giovanissimo musicista, già affermato concertista. Credo che sentiremo parlare di questo giovane artista e ci ricorderemo di averlo presentato in anteprima. Passo il microfono al professore Sberlati per l'Incipit. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato in questa splendida sede e in questa pregevolissima iniziativa culturale. I due canti di cui ascolteremo tra breve la lettura sono forse tra i più famosi non solo dell'Inferno, ma dell'intera Divina Commedia. La loro fama dipende in primo luogo dai rispettivi protagonisti, Francesca e Ulisse, i quali ancora oggi esercitano sul lettore un irresistibile fascino. Possiamo chiederci cosa abbiano in comune due figure apparentemente così diverse: una donna del Medioevo, contemporanea di Dante, e un eroe dell'epica classica, reso immortale dal poema omerico. Dunque, una adultera che si trova nel secondo cerchio dell'inferno per aver peccato di lussuria, e un capo politico e militare confinato ancora più in basso, nella bolgia ottava, poiché colpevole di frode. L'accostamento di queste due figure può destare qualche perplessità, specialmente perché la nostra sensibilità
moderna ci induce a ritenere pregiudizialmente che Dante avesse particolare simpatia per Francesca e condividesse invece la meritata punizione inflitta a Ulisse, reo di aver provocato la caduta di Troia grazie a un astuto sotterfugio, ma non per virtù militare o prodezza bellica. Qui però dobbiamo intenderci, e per prima cosa occorre avvertire che quando oggi leggiamo un testo composto in un'epoca storica molto lontana dalla nostra, inevitabilmente siamo indotti ad assegnargli significati e valori che al suo autore erano del tutto estranei o addirittura incongrui. Pertanto vorrei offrire stasera una lettura del testo dantesco cercando di rimuovere la deformazione operata dalla critica romantica, la quale tuttavia ancora prevale nella accentuata simpatia o comprensione che il lettore comune nutre nei confronti di Francesca, come se fosse un'antesignana eroina dei diritti delle donne. Cerchiamo invece di ricollocare la vicenda nella temperie che le è propria, quella medievale, e proviamo a confrontare più da vicino, senza pregiudizi e preconcetti, Francesca e Ulisse. Messa tra quelli che non riuscirono ad autodisciplinare la propria inclinazione alla sessualità, giacché non fu amor platonico il sentimento che la legò a Paolo, Francesca ci appare come una vittima delle convenzioni sociali, la quale reclama per sé il diritto del vero amore, costretta invece contro la sua volontà a un matrimonio di interesse. E in effetti la giovane e avvenente Francesca fu lo strumento di un'avveduta alleanza stipulata tra le due più potenti famiglie guelfe della Romagna, i Polenta da Ravenna e i Malatesta da Rimini. Lo sposo che le venne assegnato, Giovanni detto lo Zoppo, dunque Gianciotto, perché Ciotto sta per zoppo, è un uomo di brutto aspetto e per di più sciancato. Però non esiste nessuna testimonianza documentaria che a questa bruttezza corrispondesse volgarità o scelleratezza. Non abbiamo nessun documento che attesti, da parte di Giovanni, comportamenti arroganti o violenti o riprovevoli verso la sua consorte. Anzi, i pochi superstiti lacerti d'archivio lo dipingono, nonostante l'aspetto sgradevole, come accorto uomo di governo, equo nell'amministrare la giustizia e impegnato a mantenere la pace sociale. Suo fratello minore, Paolo, signore di Verucchio, è soprannominato il Bello. Anche Paolo era sposato e sua moglie, di cui nulla si sa, gli aveva dato due figli. Francesca invece aveva partorito una figlia che Gianciotto, cioè Giovanni lo Zoppo, amava con tutto l'affetto di cui è capace un padre. Il matrimonio tra costui e Francesca venne celebrato intorno al 1275. Il doppio omicidio compiuto da Gianciotto, uxoricidio e fratricidio, pare avvenuto 10 anni dopo circa, intorno al 1285. 2 anni prima, Paolo il Bello era stato capitano del popolo a Firenze e verosimilmente in quel torno di tempo Dante lo vide di persona e forse anche per questa ragione rimase molto turbato dalla notizia del duplice assassinio, così da ricordarlo nella cantica che andava allora componendo.
Naturalmente oggi riconosciamo a Francesca molte attenuanti per aver tradito il marito, in prima istanza affermando che era stata costretta ad accettare uno sposo che lei non aveva scelto. Però dimentichiamo che i matrimoni combinati erano una pratica diffusa e accettata, anzi consigliata, e che soprattutto nelle famiglie aristocratiche signorili il matrimonio combinato costituiva una norma alla quale, per varie ragioni politiche, dinastiche, diplomatiche, patrimoniali, una norma alla quale era impossibile sottrarsi. Il matrimonio combinato consentiva di evitare lotte intestine e anche guerre o conflitti armati quando si trattava di accasare le figlie dei regnanti con i principi di qualche altro monarca. Re e regine condividevano il talamo nuziale, il tempo strettamente indispensabile per procreare, cioè per assicurare continuità dinastica allo Stato e per mantenere inalterata una genealogia che significava conservazione e tutela della collettività sociale. Poi ciascuno faceva la propria vita, tra cicisbei, cortigiani, cocotte, naturalmente sempre all'insegna della discrezione e della dissimulazione onesta. Quindi il matrimonio forzato di Francesca non costituì un'eccezione, bensì la regola. D'altronde, secondo l'etica della società aristocratica del Medioevo cortese, il vincolo matrimoniale non costituiva di per sé impedimento alla ricerca del vero amore. Il De Amore di Andrea Cappellano, un trattato di dottrina erotica composto alla fine del XII secolo e molto diffuso all'epoca tra le classi nobili, stabiliva nel primo capitolo che la condizione del matrimonio non esonera dall'amore. Era un libro che Francesca conosceva bene, avendo letto la letteratura cavalleresca francese ispirata proprio a questo trattato. E il medesimo trattato ci aiuta anche a interpretare il verso 101. Quando Francesca confessa di essersi innamorata della bella persona di Paolo. E appunto il De Amore sancisce che l'amore è una passione naturale, la quale si muove dalla vista e dolce pensiero della bellezza dell'altro sesso. Della bellezza dell'altro sesso. Per la qualcosa si desidera godere degli amplessi dell'altro. Questo è ancora il De Amore. Dunque Francesca non si innamorò di Paolo per le sue virtù, le sue doti umane o intellettuali, le sue presunte abilità professionali, la sua forte personalità. Francesca si innamorò di Paolo il Bello. Però Francesca ha commesso non uno, ma due reati. E già, perché secondo il codice penale dell'epoca di reati si tratta, mica solo di peccati. L'adulterio, è noto, era previsto anche dal codice penale allestito a cura di Alfredo Rocco, rimasto in vigore anche dopo l'epoca fascista. E al marito che faceva fuori moglie e amante sorpresi in flagranza erano concesse molte attenuanti. Tuttavia l'adulterio di Francesca comporta un aggravante e chiama in causa un reato che ancora oggi fa parecchio discutere, ovvero l'incesto. Dante aspetta l'inizio del canto sesto per svelare al lettore che Francesca e Paolo erano cognati. Cognatus è una voce del latino dotto, composto da cum, con,
e natus, participio passato di nasci, nascere. Pertanto nel linguaggio giuridico e altresì del diritto canonico del tempo assumeva il significato di consanguineo, del medesimo sangue, della medesima stirpe. E forse il mal perverso, sono parole di Francesca, cui si riferisce il verso 93, è proprio la condivisione della condizione incestuosa, nostro mal perverso, non l'amore, che in sé nulla ha di disdicevole. Di qui la reazione di Gianciotto, il quale non ha fatto altro che difendere il proprio onore. E forse più grave, considerate le circostanze, è il fratricidio, prima ancora dell'uxoricidio. È la stessa Francesca a riconoscerlo quando dichiara a Dante che Caina attende chi a vita ci spense, avendo Giovanni, al pari di Caino, assassinato il fratello. Insomma, Gianciotto, stanti fatti oggettivi, direbbe un giudice del secolo XIV, non era in torto. L'adulterio dei cognati va per di più letto in chiave politica. Esso rappresenta un attentato alla signoria dei Malatesta, giacché avrebbe potuto tradursi in un sovvertimento, avendo Paolo negato l'autorità del fratello maggiore nella malcelata velleità di sottrargli, dopo la moglie, il governo dello Stato. Infatti nessun provvedimento restrittivo o punitivo sarebbe stato adottato nei confronti di Gianciotto, e da parte della famiglia di Francesca, i Ravennati Polenta, gente molto potente e influente, non vi fu nessuna rimostranza o rappresaglia. Anzi, a onore del vero storico, va detto che nonostante l'efferata uccisione dei due amanti, l'alleanza fra le due casate proseguì con indubbi vantaggi per entrambe le parti. Forse, se anche Menelao avesse trafitto con la lancia di bronzo a un tratto Elena e Paride, il damerino che gli ha rubato la sposa, si sarebbe evitata l'immane sciagura di una guerra decennale. Paolo, d'altronde, fu uomo di governo e aveva rivestito diversi incarichi giurisdizionali e giudiziari. Quindi egli era perfettamente in grado di comprendere la gravità delle sue azioni. E il fatto che non smetta mai di piangere mentre Francesca racconta a Dante la loro sventurata vicenda la dice lunga sulla consapevolezza di una vergogna indicibile. Paolo, infatti, non proferisce parola durante l'intero episodio. Nella schiera degli innumerevoli lussuriosi additati da Virgilio a Dante troviamo anche Didone, che strutturalmente funge da anello di raccordo tra i canti quinto e ventesimo sesto. Regina di Cartagine, Didone è colei che si uccise per amore di Enea, dopo aver infranto il patto di fedeltà giurato sulle ceneri del marito Sicheo. Enea l'abbandonò per dare corso al suo fato supremo, cioè giungere in Italia e fondare la città di Roma, novella Troia, destinata a divenire signora del mondo. Una storia che Virgilio conosce meglio di chiunque altro, vista che l'ha in parte inventata lui. Ed è proprio Virgilio a ribadire chiaramente ai versi 59-60 del 26esimo canto questo aspetto: l'agguato del caval che fe la porta, onde uscì dei romani il gentil seme. In effetti, se Ulisse era in patria dopo il lungo soggiorno nell'isola della fattucchiera Circe.
L'aspetto più singolare del canto ventiseiesimo è che la lunga orazione di Ulisse, a differenza di quella di Francesca, non ha niente a che vedere con i motivi per cui egli, Ulisse, si trova confinato in quella bolgia. Il discorso di Francesca è quasi una sorta di confessione senza pentimento. È la narrazione del tradimento e nello stesso tempo quel discorso esprime una rassegnata accettazione della pena, senza invocare l'assoluzione, bensì solo la compassione dell'ascoltatore. Sicché Dante, nella sua sensibilità intrisa di caritas e pietas, che sono poi le fondamenta del cristianesimo paolino, viene meno, cioè sviene, per pietade. Ulisse invece racconta una storia che non ha nessuna attinenza con la sua condizione di consigliere fraudolento e ladro di statue sacre. È una storia di arroganza intellettuale ed è la colpa più imperdonabile che Dante gli assegna. Da questo punto di vista la figura di Ulisse è di sconcertante modernità. Anziché tornare a Ittaca, dove lo attendono oltre a Penelope il vecchio padre Laerte e il figlio Telemaco, e riprendere le sue mansioni di regnante, quindi c'è anche un disimpegno nei confronti di una collettività dei sudditi, anche qui, come nel caso di Francesca, si tratta di individui da cui dipende il destino e il benessere della collettività. Anziché tornare a Itaca, Ulisse opta per la conoscenza. Il pagano Ulisse dimostra piena coscienza di voler infrangere un limite soprannaturale, fissato dalla volontà divina. L'uomo medievale, come Dante, è perfettamente integrato in un paradigma conchiuso, al cui interno i vari saperi hanno ciascuno il loro limite. L'uomo medievale conosce già tutto ciò che gli serve per assicurarsi la salvezza eterna. Non desidera ampliare le sue nozioni perché non vuole ripetere il peccato di Eva, indotta dal serpente a mangiare il frutto dell'albero della conoscenza e dunque elevarsi allo stesso livello della mente onnisciente e onnipotente. Si tratta di una questione di sorprendente attualità. E questo spiega il fascino di Ulisse. Spesso assistiamo al disaccordo e alle feroci polemiche tra certe associazioni bioetiche, specie quelle di ispirazione religiosa, e la comunità degli scienziati e dei ricercatori. Si pensi solo al dibattito intorno alle ricerche sulle cellule staminali o sulla procreazione assistita. Il legislatore, investito della sua autorità dal regime democratico, interviene e norma l'attività del ricercatore, ponendo dei limiti. Ulisse rifiuta i limiti del senso comune. L'infrazione di Ulisse, il navigare oltre i mitici confini delle colonne d'Ercole, al di là dei quali sorge la montagna del paradiso terrestre, implica una duplice colpa, umana e religiosa. Tra l'altro Ulisse trascina con sé gli sventurati compagni superstiti, i pochi sopravvissuti alla guerra troiana, causandone la morte. A Dante i peccati politici e guerreschi per i quali Ulisse è punito nella bolgia dei consiglieri di frode interessano solo marginalmente. Quello che gli sta a cuore è additare in Ulisse la cifra emblematica del personaggio, raffigurato attraverso moduli stilistici elevatissimi, tipici dell'epos classico. Se nel canto quinto predomina una tonalità lirica e tragica, nel ventiseiesimo Dante si impegna a riformulare il registro del dramma epico.
Ulisse è un personaggio smisurato, nel senso che è privo di misura, senza limiti, è folle, il folle volo, perché è irragionevole. La sua follia è, direbbero i francesi, de raison, fuori dalla ragione umana, che consiste innanzitutto in una capacità di autocontrollo, di autodisciplina e anche di accettazione delle norme sancite da una superiore autorità. A giudizio di Dante, Ulisse esce indenne dal peccato di frode, ma ricade nella passione smodata delle proprie qualità intellettuali. Ulisse è troppo moderno, anche per un genio come Dante, il quale non di meno rimane soddisfatto del sapere limitato di cui dispone. Non sente il bisogno di cercarne un altro più esaustivo o più elevato. Ma Dante non sapeva di essere un uomo del Medioevo e neppure poteva immaginare che qualche secolo dopo la sua morte sarebbe arrivata la modernità e con essa l'emancipazione femminile. Grazie. Canto quinto, nel quale mostra del secondo cerchio dell'inferno e tratta della pena, del vizio della lussuria nella persona di più famosi gentili uomini. Così, discesi del cerchio primaio, giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolor che punge a guaglio. Stavvi minos orribilmente e ringhia. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavinghia. Dico e quando l'anima malnata li vien dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda, ciascuna al giudizio, dicono e odono, e poi son giù volte. O tu che vieni al doloroso ospizio! Disse Minos a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto offizio. Guarda come entri e di cui tutti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare! E il duca mio a lui. Perché pur gride, non impedir lo suo fatale andare. Vuolsi così, colà dove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire. Or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mucchia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal, che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto, il lamento, bestemmian quivi
la virtù divina. Intesi che ha così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa ma di minor pena. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vid'io venir traendo guai ombre portate dalla detta briga, per chi dissi: maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta che libito fellicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. Elle Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo. Poi è Cleopatras, lussuriosa, Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo, vedi Paris, Tristano. E più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito ch'amor di nostra vita dipartille. Poscia ch'io ebbe il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Lì cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed elli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quello amor che i mena, ed ei verranno. Sì tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nidon vegnon per l'aere dal voler portate? Cotali uscir della schiera ove dito, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. Oh animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso, di quel che udire
e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina, attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fuor porte. Quando io intesi quell'anime offense, china il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? E quella a me: nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. E ciò salto, dottore, ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto. Dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante.
mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Sì, che di pietate io venni men, così com'io morisse. E catti, come corpo morto, cade. Canto ventiseiesimo, nel quale si tratta dell'ottava bolgia contro a quelli che mettono agguati e danno frodolenti consigli, e in prima sgrida contro i fiorentini e tacitamente predice del futuro, e in persona d'Ulisse e Diomedes pone loro pene. Godi, Fiorenza, poi che sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali, e per l'inferno tuo nome si spande. Tra li ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da piccio il tempo di quel che prato non c'altri t'agogna, e se già fosse non saria per tempo, così fossei da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee che n'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me, e proseguendo la solinga via tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo piè senza la man non si spedia. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio quando trizzo la mente a ciò che io vidi, e più l'ingegno affreno chi non soglio, perché non corra che virtù nol guidi, sicché se stella bona o miglior cosa m'ha dato il ben, che io stessi non m'invidi. Quante il villan ch'al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dov'è vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi tosto che fui là ve il fondo parea. E qual colui che si vengiò quegli orsi vide il carro de lì al dipartire, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire. Tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma un peccatore invola. Io stava sopra il ponte a veder surto, sì che s'io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto. E il duca mio, che mi vide tanto atteso, disse: dentro dei fuochi son gli spirti, catun si fascia di quel ch'egli è inceso. Maestro mio, risposi io, per udirti son io più certo, ma già m'era avviso che così fosse, e già voleva dirti: chi è in quel fuoco
che vien sì diviso di sopra, che par surger della pira dove Teocle col fratel fu miso. Là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come all'ira, e dentro della lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei Romani il gentil seme. Piangevisi entro l'arte perché morta deida mia ancor si duol d'Achille, e del Palladio pena vi si porta. Sei posson dentro da quelle faville parlar, diss'io. Maestro, assai ten priego e ripriego, che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che del disio per lei mi piego ed elli a me. La tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che io concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi perché fuor greci, forse del tuo detto. Poi che la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, sì, io meritai di voi mentre ch'io vissi, sì, io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi. Non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sia Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pieta del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, chi ebbe a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi, infin la Spagna, fin nel Morrocco e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercule segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente,
a questa tanto picciola vigilia di nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. I miei compagni fecio sì aguti con questa orazion picciola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti, e volta nostra poppa nel mattino le remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, e il nostro tanto basso che non sorgea fuor del marinsuolo. Cinque volte racceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna. Poi che entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna, noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in su. Come altrui piacque. Infin, che il mar fu sopra noi richiuso. Thank you.
Thank you.
siamo in compagnia di Lorenzo Reo, proprio a pochi minuti fa ci hai fatto un po' volare con la potenza della musica. Ecco, per gli appassionati, ma non solo per gli appassionati, che cosa abbiamo avuto l'onore di ascoltare questa sera? Questa è stata, ho eseguito la sonata Dante di Liszt, che fa parte degli anni di pellegrinaggio dal viaggio che Liszt aveva fatto in Italia. Prende ispirazione appunto da questo viaggio e vuole ricreare le sensazioni che Liszt ha provato in Italia quando è venuto a contatto con questi grandi autori, come oggi in particolare per esempio Dante, quindi la Divina Commedia. Quindi non è evocativa di immagini ma di sensazioni. È stata un po' la sua Divina Commedia questa sonata che molti cercano di ricondurre a precise immagini della Divina Commedia, mentre secondo me evoca proprio, è una riscrittura proprio della Divina Commedia da parte di Liszt. Ecco, poesia e musica vanno molto d'accordo questa sera, proprio abbiamo ascoltato come la musica ha molto a che fare con la poesia e va a toccare un po' quelle corde che sono l'emozione. Certo, ero dietro per concentrarmi prima di suonare e non riuscivo a smettere comunque di ascoltare i canti da parte dei due lettori e dico la verità, durante il quinto canto, alla fine, quando c'è il bacio tra Paolo e Francesca e poi Dante che rimane impietrito davanti alla bellezza del racconto di Francesca, mentre Paolo addirittura senza parlare piange, si commuove per tutto il tempo, ho avuto un momento di commozione perché come Dante davvero cade come corpo morto cade. Siamo in compagnia di Lucia Ferrati, la voce recitante di questo evento così importante, di questa domenica pomeriggio, ecco, una sala gremita e sicuramente un'emozione particolare con il Sommo Poeta. L'emozione è nostra prima di tutto, mia e di Pietro Conversano, che abbiamo l'opportunità spesso fortunatamente di poter dare voce ai versi e agli adagi importanti di questo poeta immortale di cui, ecco, in questi anni si celebrano chiaramente il 750esimo anno della nascita e il 700esimo della morte. Dante è stato un grande artista ma è stato anche un grande uomo, diceva appunto, ci ha lasciato degli adagi immortali, delle frasi importanti proprio per la nostra vita, dimostrando di essere veramente un poeta sempre attuale, sempre degno di ascolto. Il primo di questi adagi sicuramente, anche forse il più famoso e il più noto, che dava il titolo a questa serata, fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza. Ecco, non solo poesia ma anche musica, perché poesia e musica vanno molto a braccetto e in una serata come quella di questa sera veramente ci siamo emozionati tutti quanti. I versi di Dante sono già musica, i suoi endecasillabi già scrivono una partitura meravigliosa. A fianco avevamo l'opportunità di avere un grande musicista poliedrico come Ivan Gambini, che con il suo clarinetto e con le sue percussioni ha saputo ricreare due ambienti infernali, sì, ma molto diversi l'uno dall'altro, quello dello strazio d'amore e di morte di Francesca e quello invece, insomma, delle fiamme, dell'ardore di Ulisse. Ringraziamo naturalmente l'Accademia Vitruvium Fanum con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la Banca Suas e naturalmente il patrocinio del Comune di Fano per aver organizzato questo evento così suggestivo dove veramente poesia e musica sono andate a braccetto, facendo parlare ancora una volta il Sommo Poeta. E concludiamo naturalmente con i versi che richiamano un po' il titolo dell'evento di questa serata, ma che tutti naturalmente conosciamo: fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza.